Perché Marino purtroppo è scivolato sugli scontrini fiscali, non è stato buttato giù dal Presidente del Consiglio dei Ministri quando è uscita Mafia Capitale e quando i prefetti hanno consegnato la relazione che descriveva il sistema. Marino ha scivolato sulla propria inadeguatezza a rivestire il ruolo, che è cosa differente rispetto a una scelta di governo che dice nel momento in cui esce Mafia Capitale tranciamo e giriamo pagina velocemente. Cioè, quindi su questo un po' di sano realismo. E la questione del sistema è la cosa fondamentale, perché Marino era inadeguato, l'abbiamo capito, era inadeguato nel definire anche semplicemente che Roma non è una città ciclabile come gli sarebbe piaciuta. Sì, però è un perché sistema, ci sono i colli, quindi è ma non è distanza. Amsterdam, cioè chi gira per Roma si accorge che non è che puoi fare le piste ciclopedonali come se fossi ad Amsterdam o in un paese tutto bello spianato. Ma è una città che io è ripiegata su se stessa. Clubi, piacerebbe che ci fosse la Roma, si potrebbe anche fare. Però, magari bisogna anche prima risolvere il problema di dove mettere le macchine. Sì, insomma, ci sono molte altre priorità. Però è una città che si è ripiegata su se stessa a partire dall'amministrazione corrente. Cioè qualcuno ti dice ma Roma è complicata perché sottoterra non si può fare niente. Ma i problemi di Roma non stanno sottoterra, stanno sopra. È la gestione quotidiana e corrente. E chi fa il sindaco lo sa. È un sistema, sono i dirigenti, la struttura, le partecipate. Questo è un sistema che va snodato. E su questo, oggettivamente, quello che ci si aspetta dal prefetto Tronca non è una squadra con Dream Team o con super mega nomi, ma che faccia l'ordinario e riporti Roma ad essere ordinata in un semestre giubilare, preparandosi per nuove elezioni che portino i romani a scegliere. Però, perché oggettivamente siamo alle elezioni, adesso ci arriviamo.